Giocatore è un progetto nato un po' di tempo fa, quando abbiamo concepito l'idea complessiva di questa trilogia che comprendeva Arancia Meccanica, con cui è partita, Qualcuno volò sul nido del cuculo e quindi ora il terzo capitolo, Il giocatore. Ci sono dei punti in comune fra queste tre produzioni che noi abbiamo intitolato Trilogia della Libertà. In Arancia Meccanica era messo in discussione il libero arbitrio, in Qualcuno volò sul nido del cuculo con la regia di Kasman invece la libertà dell'individuo personale. In questo caso invece la libertà la si perde attraverso un vizio, un'ossessione, ovvero quella del gioco. In realtà io volevo parlare del gioco da parecchio tempo, ho letto anche dei testi, poi alla fine ho ritenuto Il giocatore quello più corrispondente, quello che raccontava meglio il gioco, perché non racconta solo il gioco. È chiaro che il centro è il gioco, è un romanzo sul vizio, sull'ossessione, poi questa ossessione si trasferisce e si traduce anche in tutti i caratteri e nei personaggi, in tutti i rapporti, tutte le relazioni sono continuamente dominate da una dose di rischio, di all-in, di bluff. In tutte le scene c'è sotto questo giocare con la forma. In secondo luogo ci sono dei motivi anche più personali, non che io fossi un giocatore, ma certo ho conosciuto attraverso esperienze di vita cosa voglia dire essere dominati dal vizio del gioco. Credo che quando vediamo Babulinka, come si dice in russo, perdere tutto al casinò, forse vedremo anche una vecchina di oggi vicino a una slot machine che perde tutto, il giocatore perdere tutto al videopoker. Non è esplicito, nel senso non l'ambientiamo in una tabaccheria, usiamo comunque lo strumento del teatro e anche della metafora, però è molto evidente dalla messa in scena che c'è un aggancio con l'oggi e con questo vizio. Durante tutto l'arco del lavoro c'è questo cortocircuito continuo fra il racconto di Dostoevskij, la biografia di Dostoevskij e la narrazione del giocatore. Quindi questo secondo me dà al racconto diverse chiavi di lettura, diversi piani narrativi che sono tutti poi legati comunque all'ossessione del gioco, ad un'urgenza, ad una scommessa nella scommessa. Dostoevskij, se non avesse scritto il romanzo in 28 giorni, avrebbe perso i diritti d'autore su tutta la sua opera. Insomma, ci sono una serie di cortocircuiti fra personaggio raccontato, personaggio che vive, personaggio che scrive, che danno più piani narrativi alla storia. A proposito della continuità con Arancia, che oltre quella dei collaboratori, c'è poi stata la riconferma dell'intero gruppo di Arancia Meccanica. Daniele Russo, che interpreta Alexei e Dostoevskij, Martina Galletta, Alessio Piazza, Alfredo Angelici, Sebastiano Gavasso e Paola Sambo, a cui si sono aggiunti Marcello Romolo e Camilla Seminofavoro nel ruolo di Polina. Un ensemble con cui sono molto contento di lavorare, siamo in ascolto l'uno dell'altro e spero che dia gli stessi frutti che ha dato Arancia Meccanica.